terza commissione consiliare permanente, mercoledì 13 aprile 2022, ore 15. Prima di entrare nel merito dell'ordine del giorno, lascio la parola alla segretaria per l'appello e la verifica del numero legale. Grazie. Allora, Amore Gabriele assente. Cammellini Annalisa. Ciacchini Valerio. Gambini Giulia. Mancini Virginia. Picchi Olivia assente. Presidente Punzo. Presente. E Verone Santonio. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto c'è anche Francesca Auletta. Sì. Ok, No, non posso, allora, vabbè, comunque lo metto sì. come. Volevo anche comunicare che la dirigente Tanini si è premurata di informarmi che oggi non potrà essere presente perché è impegnata proprio fisicamente per un passaggio di consegne fuori dal comune, quindi giustificata. Questa era la comunicazione. Allora, benvenuti a tutti di nuovo. Oggi abbiamo l'assessore Munno. L'argomento ormai lo conosciamo, perché buongiorno ai sindacati e buongiorno anche alle lavoratrici della scuola Calandrini. Abbiamo l'assessore Munno per questo confronto su un argomento che è stato dibattuto, approfondito e che conosciamo. Io lascerei la parola all'assessore, se siete d'accordo, perché ci illustri quali sono stati gli esiti dell'incontro con la prefettura e poi darei la parola ai consiglieri, alle lavoratrici, ai sindacati. Abbiamo dei tempi un po' stretti perché alcuni consiglieri alle 4:20, 4:30 devono lasciare l'aula, quindi cerchiamo di fare interventi precisi e in tempi rispettosi. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Come sempre vi ringrazio della presenza. Allora, la vicenda ha comunque avuto dei passaggi ulteriori perché, come sapete, eravamo insieme lunedì, c'è stata anche la procedura di raffreddamento presso la prefettura, il cui esito è stato quello di sospenderla, in quanto durante l'audizione chiaramente dei sindacati e delle parti, così anche come del comune, che in quel caso era rappresentato oltre che da me per quanto riguarda l'amministrazione, anche dalla dottoressa Tanini, che era appunto presente come parte tecnica. E dunque, in buona sostanza, abbiamo vagliato un po' la posizione di queste, di, delle, 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 non è neanche corretto parlare delle tre posizioni, perché poi alla fine, no, è ben chiaro che la posizione poi è un monte orario, quindi riguarda un po' tutte. Comunque, al di là, ora noi si parla di tre persone, perché poi corrisponde a tre persone l'interesse principale. E si è fatta, dunque, sicuramente c'è un dato certo, è che queste persone sono a tempo indeterminato, quindi non sono a tempo determinato, e quindi già il fatto di essere a tempo indeterminato ha una valenza positiva, no? Nella disamina della loro posizione. Un altro elemento che è avvenuto in evidenza, che abbiamo portato all'attenzione di quel tavolo, è stato il seguente, cioè il Comune di Pisa nel settembre-ottobre del 2021, essendo venute cessate in servizio tre dipendenti che erano presso il Nido Betti, aveva suggerito al gestore la necessità, quindi aveva fatto presente la necessità di estendere il servizio e suggerito che appunto questa estensione andasse diciamo a risolvere la questione di quel monte orario in esubero, diciamo, che
si era venuto a creare a seguito della chiusura della statalizzazione degli Agazzi. Questo era, diciamo, sarebbe stato la soluzione ottimale perché il passaggio avrebbe consentito, avrebbe insomma risolto a monte tutta la vicenda. In verità, poi l'estensione, il gestore non è dato bene capire perché non è venuto fuori nemmeno nell'occasione del tavolo, però è venuto ben chiaro che il gestore, anziché estendere il servizio alle ex, diciamo, Agazzi, ha assunto personale nuovo. Bene, Assessore, su questa dinamica poi. e per questo, ecco, poi si agganciano tutta una serie di problematiche. Io personalmente mi sono permessa dunque, al di là dell'impegno che ci viene richiesto di continuare a diciamo, portare avanti come dire, a garantire fino al termine dell'anno scolastico il ruolo Covid, no? Nel quale poi queste ausiliarie erano state inserite, io ho detto non è questo il modo di risolvere, cioè per quanto possa essere un rimedio, non è questo il rimedio definitivo, il rimedio se a parer mio deve essere ritrovato in quel passaggio che a suo tempo non è stato fatto come avrebbe dovuto. Quindi mi sono permessa di suggerire a CIRF Udele, che per noi sono un'unica associazione, perché noi non conosciamo l'una e l'altra, ma conosciamo Nati, di mettersi a tavolino e chiarire questa vicenda. Da parte dell'amministrazione comunale ci sarà senz'altro la volontà di condividere certi passaggi e la dimostrazione della volontà di sistemare questa cosa è insita soprattutto nell'impegno che abbiamo preso come amministrazione di dare il tempo anche a questa soluzione attraverso la proroga l'impegno della proroga fino a giugno. Della vostra posizione, insomma, quindi questo però deve essere, come dire, e forse sono stata forse anche più chiara ieri, no? Un elemento che deve favorire un accordo che comunque deve intervenire sul tavolo del sindacato e dei sindacati con l'ATI. Questo è il risultato della riunione di ieri, tant'è che il viceprefetto ha preso, diciamo, spunto da questa proposta che ha fatto propria, se vogliamo, invitando a chiusura della riunione proprio i sindacati e il gestore a farsi carico di trovare una soluzione, dando loro termine di 30 giorni per trovare una giusta soluzione e all'esito della quale comunicarne insomma, alle parti il risultato. Ha sospeso quindi lo stato di agitazione. Ora, questo, diciamo, mi sembra un passaggio importante io credo anche che sia la chiave di lettura della soluzione, anche se chiaramente richiederà uno sforzo da parte di tutti e, ripeto, l'amministrazione comunale comunque porrà attenzione anche a questa fase, per quanto può essere quella che fa il committente rispetto a un appaltatore e ai dipendenti. Credo che la cosa più importante in tutto questo
sia il fatto che comunque siate a tempo indeterminato, cioè un elemento importante da non sottovalutare. Prego, allora, prima volevo sapere se i consiglieri vogliono intervenire, se non ci sono interventi. Prego, andiamo la parola prima ai sindacati. Al solito chiederei per chiarezza di verbale, nome e cognome e la sigla. Roberta Gasperini, Confederazione Polis. Prego. No, io volevo solo fare in pedona una precisazione proprio di natura tecnica. Cioè, quando, ve lo chiedo, quando CIFUD invece di accogliere il suggerimento dell'amministrazione aprisi in carico a tempo determinato tre persone nuove, con tutto il rispetto per loro, senza lavoratrici, ce ne siamo accorti? Cioè gli uffici se ne sono resi conto che c'erano state questa, anomalia, cioè questa cosa abbastanza fuori da perlomeno quello che doveva essere un buon senso, anche da parte dell'azienda. Questa è la prima domanda, perché c'erano ancora, i tempi, essendo loro a tempo determinato. Scusi, i tempi, se possiamo. Sì, quali, cioè l'anno, il mese a cui risale, quando lei dice c'era settembre-ottobre. Settembre-ottobre di questo anno. Il Comune ha avuto bisogno di estendere, questo servizio di tre persone per i pensionamenti. Ok. Quindi in quel momento c'erano queste persone a tempo determinato che, correggetemi se mi sbaglio, poi sono state assunte a tempo indeterminato a febbraio, o gennaio, febbraio del 2022, quindi voglio dire, siccome credo, se non è cambiato qualcosa, che le aziende abbiano l'obbligo di trasmettere agli uffici competenti le persone che vanno a ricoprire questi ruoli nel servizio, la mia domanda è perché. È una domanda legittima, non vuole essere nemmeno polemica, però voglio capire cosa è successo in quel lasso di tempo tra l'ufficio competente, quantomeno, io voglio sapere se l'assessore era più o meno competente, e almeno detto, scusate, ma come mai avete fatto questa operazione quando sapete che abbiamo tre persone, quattro anzi, perché gli occhi andava di quattro, l'ha detto più volte, che effettivamente sono quattro, due e mezzo, che via due e mezzo là sono quattro. Poi addirittura, ora arrivavo, questa è la prima domanda. Invece la seconda che voglio decidere è se ho sentito parlare di rimodulazione del capitolato, insomma della gara, no? Allora, possiamo o meno togliere la definizione personale COVID? Perché se si lascia quella definizione, l'azienda che eventualmente potrebbe subentrare le considera comunque provvisorie, perché COVID si spera non sarà all'infinito. Quindi, perché qualcuno, inserendo una clausola di salvaguardia, come sempre sta in più di 20 anni di specializzazione, tra un'azienda e un'altra, perlomeno non sono personale Covid, ma sono personale come le altre. Questa è un'osservazione che mi sento di dover fare, perché secondo me a volte per una parolina si può perdere qualcosa di importante, capito? Ok. Intanto questo, poi vogliamo far intervenire. Sì, no, me prego, la raccogliamo insegnata. Prima tutte le osservazioni. Allora, Carta Santoni, FinCAMS, CGL, Pisa. Dunque, sì, effettivamente l'incontro in prefettura di lunedì è andato esattamente così. È stato sospeso lo stato di agitazione, dandoci un po' di tempo per incontrare due aziende che dovranno, visto insomma che non c'è più questa emergenza stringente, comunque portare, ragionare su possibili soluzioni. È chiaro che, come insomma diceva
anche Gasperini dei Cobas, poi si parla sempre di lavoratrici, quindi ci sono altre persone che sono state inserite, alcune a tempo determinato, ma anche ieri, noi l'abbiamo l'abbiamo sottolineato, alcune a tempo determinato, ma altre a tempo sempre indeterminato, spostate da altri cantieri. Quindi è chiaro che poi nell'autonomia delle aziende, no? Sì, poi dopo assistiamo anche a questo. Qui però noi lo ribadiamo, e non per avere qualcosa contro alle persone che sono state spostate, magari anche per delle motivazioni che non conosciamo. Cioè, noi abbiamo le persone che oggi sono tutte concentrate nel Calandrini e in generale tutti gli addetti storici di questo appalto che lavorano in questi servizi veramente da tanti anni. E in questi servizi si sono formati nel lavoro, ma si sono formati facendo anche una formazione poi anche specifica, aggiuntiva, anche a carico a volte delle aziende, no? Soprattutto nei primi anni del servizio esternalizzato. E quindi hanno contribuito a pieno titolo a rendere i servizi alla prima infanzia di qualità. Per cui noi veramente, cioè, non possiamo perdere queste persone che hanno dato molto, e ovviamente quello è il loro lavoro, ma hanno contribuito veramente molto alla qualità di questi servizi. Quindi per questo oltre alla preoccupazione che è diciamo più stringente di questa situazione legata a queste lavoratrici, noi abbiamo anche la preoccupazione, lo ribadiamo, per la gara futura. Quindi l'invito è veramente a rivedere il capitolato, perché insomma comunque noi anche abbiamo avuto modo già di dirlo e non mi voglio ripetere, ma anche in quel capitolato troviamo degli elementi di preoccupazione, per cui ecco, lo stesso fatto che appunto ora poi possiamo darne molte letture, che la gara sia andata deserta, evidentemente insomma qualcosa dice. E ecco, quindi noi invitiamo veramente l'amministrazione, l'assessore a riprendere in mano con una certa, diciamo, ecco, attenzione rispetto alle risorse da destinare a questo servizio. Grazie, sì, prego. Sono Alessandra Cobas, ma più che altro sono lavoratrice, perché anche io lavoro lavorando a Calandrini, faccio parte, mi sento di far parte delle sette signore che forse anch'io prendo il posto. Io non so più quante volte, cioè io volevo ribadire. Potrebbe lei perdere il posto per cosa? Nel senso che noi siamo sette, okay, come ha detto la nostra direttrice lunedì a Prefetto, prefettura, che secondo l'azienda noi siamo uguali, nel senso che si sta parlando di queste tre persone fino ad ora, quando poi invece secondo loro si potrebbe essere a rischio anche per altri quattro, perché giustamente l'azienda dice sono teste e sono ogni che sono uguali. Io volevo ribadire invece il mio discorso, che io non so più quante volte durante le commissioni consigliari ho fatto proprio presente quel discorso famoso io per esempio mi calo tanto su Montessori, ma perché al 20 erano già state spostate le tre persone della circuita. Diverse volte, ci sono anche le registrazioni, se si va alla città, ci sono anche le registrazioni, Montessori. Io facevo presente, ho fatto un esempio di fatto, che a Montessori, a dicembre ce n'è stata una lì, che a Montessori era stato un trigo personale, e disse anche a quel tempo, senza togliere niente alle copie, alle funzionatrici, che non ho fatto parte anche di quel settore. Senza togliere nessuno, ma era stato inserito un personale non qualificato, mentre noi eravamo in recupero, diciamo, si sapeva già che si era tante, che poi il COVID sarebbe finito, e qui
voglio dire, da dicembre a ora io avrò detto, tanti vengono detto anche il giorno davanti al sindaco. Come è possibile questa cosa? Che dopo aver detto tante volte la stessa cosa, ora è venuto fuori proprio così. Allora, non è il passaggio che è stato sbagliato, cioè, perché io le cose le dicevo, ma nessuno mi ha ascoltato. Ma nessuno, io mi sento anche, io mi sono sentita vuota perché ho detto, ho fatto tanto lavoro per nulla, perché io cerco nel mio piccolo di cercare di fare le cose per tutte e più di parlare, di riferire, di non so cosa fare, mi sembra di aver parlato per niente. Ecco, questa è la mia sensazione, di amarezza, perché se è vero che quello che ha detto la signora Muno, che noi, se è vero, noi eravamo all'oscuro, com'è possibile che dopo tutte le volte che io ho ripetuto la stessa cosa, quella cosa non sia stata presa in considerazione? Adesso di andare a vedere se davvero era come quello che dicevo io. Ecco, questo è ora. Grazie. Posso? Prego, sì. Irene Cesare, Toscana, area Pisa. Allora, al di là che mi sembra che qualche piccolo tassello, no, nell'incontro col prefetto e qualche informazione in più sia venuta fuori, al netto che possiamo essere, tra virgolette, contenti che ci sia un mese in cui viene richiesto alle aziende di sistemare il patatrac, chiamiamolo così, o con la confusione che c'è stata. Io faccio una domanda, no? Però, siccome in questo mese, per quanto lì l'incontro sia andato, insomma, così così, diciamo, adesso la palla è in mano all'API, alle due aziende, okay, che dovrebbero avere la volontà di trovare una soluzione per risolvere. Quindi la mia domanda è diretta. Se le aziende non trovano la volontà di risolvere la situazione, qual è la risposta dell'amministrazione comunale che se li trova nell'appalto? Questa è una domanda, non è provocatoria. No, no, ma io dico, è interesse dirlo ora? Perché no, credo che l'interesse sia fallo. Cioè l'interesse è di non arrivare a quel punto. No, cioè noi stiamo lavorando, noi stiamo lavorando perché non si arrivi a quello. So, però era un modo per diciamo di stimolare la situazione. Cioè, ci avete stimolato tantissimo. Le volontà che aspettate a un tavolo da un'azienda non è detto che poi si trasformino in un evento passivo. Sì. E a me se la trovano la soluzione, come a tutti noi. Siamo tutti contenti. Allora, poi quello che ha detto anche Katia, no? Vogliamo anche richiediamo che, che ci sia un ragionamento serio e concreto che possa portare anche alla soluzione nella prossima gara. Quando ce lo vorrete comunicare, saremo tutti contenti di comprendere. Quale potrebbe essere l'immagine. Santa, se mi consenti, visto che ho i numeri che mi sono fatta inviare dalla Tanini su i costi delle gare, della nuova gara, io possono anche... L'oggetto del... Ok, perfetto, allora questo poi ne parliamo. Sono già i costi della nuova gara? No. No, c'è sicuramente, no, non ci sono i costi della, però c'è un lavoro degli uffici per fare sì che nei costi, cioè che i costi siano allineati con quelle che sono le richieste, questo indubbiamente, perché questo l'ha ripetuto anche la Tanini quando è venuto, questo non è un... Posso rispondere? Prego. Così, questi interventi sono sufficienti o bisogna far parlare anche... Io volevo sapere se i consiglieri vogliono intervenire... Io chiederei all'assessore di rispondere poi... E poi eventualmente... Perfetto. Volevo chiedere un chiarimento io. Sì. Prego. Sono in presenza di Pisa, Cipre. Sì. C'era ieri. Sì. L'emergenza Covid che la prorogava, no? Ma la prorogata per tutti... Mi può ripetere che non ho l'emergenza Covid. Sì. Detto che avevo fatto una prova per
rispetto al 30 giugno. Per un mese. No, no, fino al 30. Io ora chiarisco anche questa cosa. Fino a giugno. Ho capito la domanda. Se è per tutti o per tre. No, no. Sì. Ma viene eventualmente questa cosa in emergenza codice? Per tutti gli asili o per uno specifico? Allora, rispondo. Allora, mi sono presa un pochino e rispondo in sintesi, poi se per caso ho dimenticato qualcosa me lo richiedete. Allora, il fatto o meno se questa cosa fosse conosciuta dall'ufficio, come ha detto lei, è una questione tecnica, quindi non è per non rispondere, ma vorrei che rispondesse la dottoressa Tanini. Comunque lei mi ha detto che fino a febbraio del 2022 non erano assunte a tempo indeterminato, quindi stiamo parlando di pochissimo tempo, no? E sul fatto che è stata rammentata e la posizione da parte dell'amministrazione su questa, dal punto di vista anche tecnico, sulle scelte del gestore, ben sapete che ci si può entrare fino a un certo punto, no? Quindi che non sono condivise è chiaro, perché l'abbiamo espresso a chiari note, ma non solo nell'occasione di ieri, anche in altre occasioni, e ieri io credo che sia stato il momento il momento in cui proprio non, insomma, questo vaso di Pandora andava un po' stappato, quindi io ho ritenuto nell'interesse, perché io ho parlato della diligenza del buon padre di famiglia, quindi io mi sono riportata a concetti troppo giuslavoristici, no? Insomma, mi sono attenuta a concetti che sono proprio basilari, e quindi ho invitato quello che per noi è un solo gestore, ma che evidentemente non si sente tale, e che per anche la nostra direzione è uno, e gliel'ha ribadito anche ieri, l'avete visto a chiare note. E ho creduto che fosse il tavolo migliore per poter arrivare a questo compromesso che finora non sono arrivati. Per cui, per rispondere alla sua domanda, una soluzione ci sarà, ma non occorre dirgliela ora, perché altrimenti è la volta buona che quello che si voleva ottenere ieri e che secondo me abbiamo ottenuto, perché le espressioni le abbiamo viste tutti, eravamo, chi era presente abbiamo avuto modo di vederle, quindi io credo che abbiamo gettato le condizioni perché questa soluzione avvenga, sulla quale veglieremo, se vi può essere sufficiente come risposta, e sulla quale veglieremo, quindi insomma per me era... Ho avuto anch'io stessa, perché comunque come assessore non sono nemmeno dentro gli uffici, no? Quindi modo in quel momento di rendermi conto di quello che insomma del sospetto che dell'intuizione, chiamiamola così, che è forse è meglio, che avevo avuto, e quindi ho avuto conferma che forse aver scelto quel momento per dirlo fosse il modo migliore per risolverlo. Poi non è una questione di essere così ottimista, però è proprio la sensazione che ho avuto è che fosse l'occasione migliore per dirlo e più opportuna, ecco. Poi è chiaro che 30 giorni di tempo possono essere pochi, possono anche essere tanti, e dipende dalla volontà, sulla quale, ripeto, l'impegno è quello di vegliare, perché insomma, se no potevamo anche non dire niente, no? Ieri non era, forse fra tutti i ruoli eravamo l'ultimo a dover parlare in quel senso.
Prego. Non so se ho risposto a tutte. Ah, mi chiedeva invece sì, sulla durata. Sì. Ecco, cosa dunque tecnicamente la proroga sta tecnica, sto parlando di una questione tecnica. Tecnicamente arriverà fino a fine mese, tecnicamente, e questi 30 giorni. Nella diciamo politicamente fine mese aprile. Politicamente arriverà fino a giugno, intendo dire, e che è un impegno che ho preso, è un impegno che ho preso che è reale, cioè deve chiaramente fare passi che deve fare anche come indirizzo politico e che in quel momento è un impegno, ecco, in questo senso, sì. La possibilità di presentare un'idea in 30 giorni, poi se ce ne vuole 45 ad attuarla, non è un problema. Ed è quello il senso che ho anche voluto dare nella giornata di ieri, cioè noi questo impegno ce lo mettiamo, non so se avete colto, però a condizione... Cioè io lo dico, ma voi dovete prendere l'impegno serio di risolverlo, perché altrimenti continuiamo a mettere in campo risorse ma non avere indietro il risultato che si voleva ottenere. Poi altra questione è, e ci tengo a tenerla separata in una separata occasione, ma colgo anche tutte le osservazioni che avete fatto sull'opportunità nella prossima gara, però è strettamente connessa a certe condizioni che devono essere regolate e non, cioè, deve essere il gestore, perché è il gestore che dà i nomi al nuovo, quindi cioè Sì, un piccolo intervento perché poi vuoi lasciare la parola anche ai consiglieri. No, visto che... Sì, velocissimo. Allora, loro appartengono agli OR, giusto? Quindi, loro sono agli OR. Quindi sono nella decisione, giusto? Sono stati... No. Anzi, oggi dire, se gli OR parteciperebbe per loro al bando dei servizi... No. Oh, allora, ha partecipato al bando della decisione... Cioè, io ieri quando... Tenete conto che c'è una gara aperta, sì, quindi bisogna... Quindi, appunto, quello che si dice ora, no? Per evitare che di trovarci poi appunto in cambi, eccetera, eccetera, questo, in questo mese bisognerebbe che, il momento è questo, eccetera, no? Ma se non dovesse, io sono preoccupata, se non dovesse succedere... E se non è la stessa, è la stessa cosa. Anche non si parla di operazioni che dovranno fare. No, certo, certo. No, io... C'è una preoccupazione se lo ripetete, evidentemente. I nostri punti sono in realtà sono... Dunque, allora per chiarire, il vecchio appalto, lo sapete tutti, però per chiarire, il vecchio appalto era un appalto refezione e ausiliariato insieme, ok? L'attuale situazione vede invece due lotti distinti con refezione da una parte e ausiliariato da un'altra. Uno che è andato, diciamo, a buon fine, che è in corso, uno che deve ancora ricominciare perché è andato deserto. Chiaramente l'impegno dell'amministrazione a far non andare deserta la prossima gara c'è. E non è soltanto sulla stesura, no, del capitolato, è... anche su qualcosa di più, sulle risorse che mette in campo. E, però qualunque sia il gestore che prenderà
o da una parte, sia come refezione, voi avete doppia chance ora, che come ausiliariato, qualora aveste, non lo so, le caratteristiche per passare da uno all'altro, chiunque sarà il nuovo gestore, e ne saranno probabilmente due, o anche il Zoli, insomma, non lo so, voglio dire, chi sarà, è quello che lascia e deve dare nomi, dipende sempre da lì. Quindi fin tanto che quel nome non c'è scritto, e possiamo fare anche 100 di bandi, ma capito? Quindi noi dobbiamo lavorare affinché quei nomi ci siano scritti, tutto lì, ma non noi come pluralia modestie. Insomma, che perfetto, lascerei la parola ai consiglieri, prego Francesco. Sì, io faccio alcune considerazioni perché poi diciamo, mi piace la chiarezza, anche perché è difficile, ma politicamente possiamo parlare di lavoratrici, poi gli uffici traducono in molte ore e va bene, però almeno diamo la dignità, certo, di lavoratrici. Certo. Poi, l'obiettivo è tutelare i lavoratrici, poi come gli uffici metto in molte ore, quello è un problema loro. Io qua molte ore sulle persone non voglio parlare. Certo. Ci abbiamo 4 lavoratrici, bisogna trovare molte ore corrispondenti a garantire il salario e neanche un'ora di lavoro in meno. Quindi il primo quesito che pongo è questo, se ho capito bene. In base alla proroga che fa la prefettura fino al 30 aprile, 1 maggio, diciamo, stiamo dentro l'emergenza Covid, quindi gli impegni di spesa per garantire il monte ore pieno ci sono. Volevo capire che cosa succede quando lei dice ci impegniamo politicamente. Ci vuole una, ci vuole una delibera di indirizzo, poi i soldi, poi si fa. Sì, sì, volevo capire se questo impegno politico, in maniera tale che sia chiaro, io sono certo, sono soddisfatto. Lo siamo tutti, maggio, guarda. Lo siamo tutti. E sul monte ore totale, e non passare da 38 ore a 15. No. Questa è una cosa che no. Chiarezza positiva che possiamo acquisire. Impegno totale. Come? Impegno totale. Perfetto, bene, però stiamo parlando sempre di giugno, Paoletta. Come questo fino a però questo fino alla certo, certo. No, no. L'impegno c'è. Riconosco positivamente questo elemento, penso che quello che abbiamo in questi 2 mesi abbia contribuito grazie all'impegno sia delle lavoratrici, dei sindacati, dell'amministrazione a trovare questo posto. Mi sarebbe stato irresponsabile, no? A dir poco irresponsabile, mettere sulla strada delle lavoratrici. Ma nessuno ci ha pensato. No? Anche per delle responsabilità che non sono. Vabbè. E quindi questo è il primo punto. La seconda questione è, c'è quindi l'impegno sull'aumento delle risorse rispetto al nuovo bando, perché poi è vero che la società deve mettere i nomi, devono arrivare, però sì, i posti per coprire quei nomi ci devono essere. E nel vecchio bando quelle lavoratrici erano fantasmi, cioè la società poteva dare anche tutti i nominativi, ma non c'era il posto, per capirci. Quindi dobbiamo avere una riemersione dei fantasmi perché quei posti vengono coperti con le risorse. Questa è la domanda, perché va bene quello che fa la società, però dipende quante risorse ci mettiamo. Quindi chi non è stato calcolato, perché ci sono tutta una serie di caratteristiche di quel bando, deve essere calcolato, quindi dobbiamo metterci più soldi. E quindi questo anche che tempistica, perché io vorrei dire che la situazione di incertezza in cui sono state queste lavoratrici è stata insopportabile e noi ad oggi non sappiamo come quando fate questa gara. Quindi vorrei capire qual è il cronoprogramma, qual è la tempistica. Non è all'ordine del giorno, non è all'ordine del giorno. Abbiamo una commissione prossima. Io faccio domanda. Va bene, no, io sto. Mi sembra una domanda complessa, diciamo. Comunque, non ci sono. Abbiamo. Ritorno però sulla questione. Mi risponde la prossima volta. Mercoledì prossimo abbiamo. Sulla questione che lei ha definito il vaso di Pandora, che mi lascia molto perplessa questa vicenda, lo dico chiaramente. Ci lascia molto guardare, no, perché io su questo non voglio, come in comune le voci esistono, no? Allora, io vorrei che ci fosse chiarezza su questo punto, perché se no si danno delle responsabilità a chi non ce l'è. No? Se l'amministrazione ha fatto una proposta, ho capito, alle aziende sulla assunzione di queste persone, di queste lavoratrici alle leggi. Questo sarà avvenuto in maniera ufficiale. La società avrà trasmesso alle lavoratrici che è arrivata questa richiesta, perché poi questo è il problema di fondo.
perché se la società, allora, per quanto li invite, no? C'è sì, un problema di vostra responsabilità delle aziende, ma c'è anche un problema, lo dico, di verifica e di controllo, nel senso che se voi fate una richiesta e l'azienda non risponde, e però noi ne sappiamo 6 mesi dopo che le lavoratrici sindacali non erano stati informati di questa vicenda, mi sembra problematica. Io l'ho detto assessore anche la volta prima, cioè anche perché a me onestamente fare la guerra fra i poveri mi sembra fuori dal mondo, no? Nel senso, ci sono state 3 lavoratrici a tempo indeterminato che sono state stabilizzate, ci mancherebbe, mettiamo chi è stato stabilizzato contro chi non è, a chi non è stata fatta la proposta, per cui non ci può essere nessuna penalizzazione, lo virgoletto sul termine forte, però criminalizzazione di chi è stato stabilizzato contro chi non è stato stabilizzato, chi sapeva o chi non sapeva. Però vorrei capire bene qual è la procedura, io non la so, cioè se l'amministrazione fa una richiesta, la società, l'azienda può fare tutto quello che vuole, come vuole, ha risposto, non ha risposto alla vostra sollecitazione, noi oggi ci vediamo, se lo chiede espressamente, se voi eravate informati, se non eravate informati, secondo me c'è un problema ancora di più. Anzi, noi Alessandra aveva proposto più volte. Sì, io l'unica proposta che ho sentito in commissione nel mese di dicembre dalla signora Casarosa era sulle Montessori. Questa dicembre del 20, lo dico francamente, magari mi sono distratto io, e oggi in commissione che la sento per la prima volta. Perché la scorsa volta ho appreso di quel percorso nel tempo determinato e stabilizzato, non ne ho mai sentito in tutti questi mesi che ne abbiamo parlato. L'unica cosa che ho sentito era questa cosa delle Montessori. Lo dico con franchezza, anche perché sennò mi sarei posto il problema. Perché se a dicembre avessi saputo che c'erano dei tempi determinati con la stabilizzazione, ho detto, ma quindi cosa stiamo facendo? Quindi noi, assessore, di tutta questa gestione o di questa ipotesi dell'amministrazione neanche sapevamo niente. Quindi chiedo, e chiudo, vorrei capire, quando un'amministrazione fa una proposta, che ovviamente non gestisce lei, no? No. Quindi magari la rinviamo quando arriva la dottoressa Tarini. 22. E non c'è stata risposta e si sono viste delle assunzioni, qual è stato l'atteggiamento dell'amministrazione stessa? Perché qui mi sembra che l'unica che era informata era l'amministrazione e le aziende. Mi corregga, si sbaglio, sono detto le cose corrette. Lasciamo la parola a Antonio. Antonio Veronese, sì. Allora lascerei la parola al consigliere Veronese e poi così l'assessore può rispondere a entrambi. Volevo dire, il prossimo incontro con l'assessore è venerdì 22, non mercoledì prossimo. Prego, allora. Grazie Presidente. E durante il confine, io non sono io della minoranza, avevamo chiesto all'assessore che la costituzione del bando fosse fatta nel rapporto qualità-prezzo spostata nella qualità. Per qualità si intende che la refezione scolastica è un settore molto delicato di socializzazione con i bambini, di qualità di cibi che si devono usare, quelli a chilometro zero, che poi sono stati anche introdotti dall'assessore nel bando, devo dire, la qualità della formazione delle educatrici, la quantità delle ore a disposizione per dare un servizio adeguato, questo noi avevamo chiesto. È stato fatto il bando e oggi cosa troviamo? Troviamo la criticità del secondo lotto andato deserto. Troviamo la criticità che probabilmente nel bando del secondo lotto ci possono essere degli esuberi e soprattutto siamo a parlare di 4 lavoratrici che sono state escluse. Leggo che sono lavoratrici storiche che da molti anni lavoravano, che si sono trovate nell'emergenza sanitaria, quindi si sono trovate nella posizione di emergenza Covid, terminata la quale, anziché rientrare nelle rispettive aziende, si sono trovate, e come sappiamo, senza lavoro. Quindi non voglio entrare nei tecnicismi che sono stati già discussi, affrontati, eccetera. Però io penso che l'amministrazione che lei rappresenta deve fare uno sforzo, l'impegno lei l'ha già garantito, deve fare uno sforzo economico per trovare molto presto una soluzione attraverso uno scostamento di bilancio, attraverso un impegno con l'azienda, no, di riassorbire le lavoratrici, perché penso che questo, come dire, non sia un regalo, ma sia un dovere che queste lavoratrici, no, abbiano diritto a mantenere la posizione che hanno acquisito in tanti anni di lavoro serio e anche di qualità
in queste aziende. Ecco, volevo dire questo e ho concluso. Dalle minoranze a cui io personalmente, ma anche tutta la maggioranza, ha votato contro, era un ordine del giorno dove veniva chiesto più impegno in senso economico e anche un impegno da parte del sindaco e la giunta, se non vado errando, perché si facessero promotori, portavoci anche alla prefettura perché continuasse il percorso. Forse, ecco, io volevo solo dire questo, poco importa quello, diciamo, passa in secondo ordine, perché il nostro voto contrario ieri in realtà si traduce in un voto di fiducia nei confronti dell'assessore e dell'operato di questa commissione. Cioè, votare a favore ieri di una cosa che stiamo già facendo era a mio avviso ridondante, e non voglio sminuire usando la parola inutile, però in questo momento poco utile rispetto a quelli che poi sono i fatti, cioè il fatto che da un punto di vista materiale e concreto ci troviamo qui ancora oggi a parlare di questa cosa senza aver bisogno di votare nessun atto in consiglio comunale, perché la volontà per risolvere questa situazione c'è da parte delle minoranze, da parte della minoranza, da parte degli uffici e da parte dell'assessore. Questo lo dico perché chi ha digiuno di politica può leggere questa cosa come per dire: guarda, questi ieri hanno votato contro. No, è che lo stiamo già facendo, cioè noi sbagliamo facendo piuttosto che promettere per poi non fare. No, noi preferiamo questo lo volevo dire, perché bisogna mettersi anche dalla parte di chi non mastica queste cose tutti i giorni e davanti a un no non riesce a interpretare. Quindi noi siamo qui, stiamo lavorando, non abbiamo avuto bisogno di votare a favore di quel foglio, perché la nostra linea politica comunque è quella di portare avanti questa cosa. Quindi non è un dispetto, un affronto nel confronto di nessuno, ma una coerenza anche nei confronti del nostro lavoro e nella fiducia. Quindi è un sì alla fiducia che noi riponiamo nel lavoro dell'assessore, che oggi ha trovato conferma nelle sue parole. Voglio solo precisare che la Presidente in questa occasione sta parlando come tutta la maggioranza. Quindi lascio la parola a Sandra, grazie all'assessore. Per altri interventi? Sì. Tu puoi rispondere. Dunque, allora, ne ribadisco la volontà di tenere separate i due temi, ma per una garanzia, ripeto, di quello che è in corso, non tanto per quello che deve essere fatto, del quale mi sembra già di aver annunciato la volontà di rivederlo, e che non sarà solo nella forma del capitolato, della stesura del capitolato, ma anche nelle risorse che uno ha messo in atto, che insomma l'amministrazione metterà in atto. E chiaramente diciamo saranno quelle possibili, faremo tutto lo sforzo possibile. Io però mi preme anche segnalare una cosa: per misurare lo sforzo che fa l'amministrazione, ma non perché siamo bravi, ma perché lo possiate misurare effettivamente allo stato attuale. L'emergenza sanitaria doveva finire a dicembre, è stata prorogata fino al 31 di marzo. Fino al 31 di dicembre le amministrazioni comunali di tutta Italia, quindi non solo Pisa, hanno ricevuto le risorse da parte del Ministero per gli aiuti Covid. A 360 gradi, in maniera trasversale, laddove servissero, e nel caso della refezione, così come nei trasporti, voi avete idea di quanto impegno abbiano comportato. Quindi sono, diciamo, fino a dicembre state supportate. Da gennaio e quindi fino a marzo, e visto che abbiamo anticipato un po' la volontà di portarle avanti fino a giugno, non è arrivato dal Ministero un euro. Questa diciamo, operazione ha dei costi enormi per un'amministrazione. Voi lo sapete, ogni mese in più soltanto nel reparto refezione
quanto ammonti l'impegno dell'amministrazione. I numeri ve le farò fare dalla dottoressa Tanini, perché mi prendo l'impegno di farveli avere la prossima volta, però si parla di centinaia di euro, centinaia di migliaia di euro, ok? Quindi centinaia di migliaia di euro. E che abbiamo dovuto togliere da qualche altra cosa, perché è ovvio che non è che i soldi si trovano, no, sotto, e che erano previsti. Quindi speriamo che il ministero, che finora è stato sordo non solo per Pisa, per tutti, e pensi di, anche se in ritardo, di portare degli aiuti ai comuni per questo, e certamente se avremo più respiro si potrà fare su tutto il resto. Ora realmente siamo costretti a fare i conti con quel che abbiamo e con quello che abbiamo già dovuto mettere per consentire queste diciamo, siamo stati costretti a coprire da soli l'emergenza Covid, quindi non solo fino a marzo, ma fino a aprile, e l'impegno che ci sarà anche fino a tutto giugno, perché comunque, pur non dandolo, è l'invito che il ministero sta facendo a tutti indistintamente. Promette bene. Preciso che nelle scuole almeno un po' di risorse le ha date per il personale, per i comuni no. Quindi stiamo facendo, noi siamo invitati al ministero a fare come ha fatto lui, però lui ha pensato soltanto a se stesso con i nostri soldi. Quindi questa è una cosa importante, con i vostri soldi. Cioè, capito, con i nostri soldi poi alla fine, no? Quindi questa è una cosa importante. Per cui prego Francesco. Quando... No, poi ecco, quindi ci tenevo a fare questa precisazione. E l'impegno comunque, come ho detto prima, non è un impegno, lunedì, quando il gestore è intervenuto, ha tenuto lui a parlare di monte orario, di... Quindi sono stati loro che hanno detto non sono tre ma sono sette, insomma noi questa questione non l'abbiamo ovviamente superata, cioè, portata sotto questo profilo, perché noi sappiamo benissimo per il motivo per cui noi eravamo là, no? Quindi certamente per loro sarà un problema di monte orario, certamente sarà un problema di tre ma di sette, ma è un problema loro, è un problema loro. Tutto il resto che lei ha chiesto, come hanno chiesto loro, ne risponderà la dottoressa Tanini, in senso non ne risponderà nel senso di responsabilità, ma darà risposta alle vostre domande. Mi permetto di evidenziare che stiamo parlando di un'assunzione fatta a febbraio a tempo indeterminato, quindi, e comunque stiamo parlando di un gestore che... Sì, di un gestore... solo per due, di un gestore che è comunque, no, libero nella sua autonomia organizzativa di fare determinate scelte, per cui se voleva assumerne anche di più, cioè non è che il comune va a dire ma perché stai assumendo di più, ma ci mancherebbe, capito? Cioè, non è che il comune può arrivare a sindacare se nella sua organizzazione ha avuto la voglia di assumerne qualcuna di più. Al limite se le toglieva, ma qui erano in più. Quindi insomma non perdiamo di vista quello che è l'obiettivo e non distraiamo l'attenzione sull'obiettivo facendo delle domande al comune che il comune non deve rispondere. Le domande che ci deve dare, le risposte che ci deve, le domande dobbiamo fare ai gestori e le risposte ce le devono dare loro, perché quei nomi saranno loro a scriverli quando ci sarà un passaggio da un gestore all'altro e non il comune. Perfetto. Allora Francesco, devi fare un ultimo intervento, perché poi, visto che ci rivediamo anche il 22, molti... che fa l'assessore al governo, dobbiamo esporre
esponenti importanti dei partiti di governo qui presenti, c'è un sindaco che fa parte, no? Mi sembra, certo, del partito di maggioranza, ma ci sono delle azioni che si potrebbero fare, che anche insediarci si potrebbero fare, non è che non si possono fare. E anche in questa sala non c'è chi governa questo paese, ci sono partiti che governano questo paese. La critica è a Fratelli, a Forza Italia e alla Lega, si espliciti e ognuno si assuma le sue. Vabbè, ma è un atto di onestà intellettuale, è una dichiarazione di onestà intellettuale. Si possono chiedere le cose, io mi auguro, perché appunto si fa finta che l'emergenza sia finita e i costi si fanno ricadere sugli enti locali senza risorse aggiuntive, perché poi questo avviene su questo come sulle altre questioni. E io, assessore, mi permette di ripetere le domande che faccio sia alla stazione appaltante sia all'azienda. È libero di farla chi ne pare. Chiarisco che queste domande le volete fare in maniera tale che sia chiaro che nessuno ha chiudato qualcosa, perché a questo punto, se no, diciamo, c'era un non detto che aleggiava, per cui c'era una colpevolizzazione per cui qualcuno avrebbe rifiutato addirittura un lavoro. Questo non è. Abbiamo chiarito che ci sono delle responsabilità dell'azienda in maniera chiara ed evidente. Mi permetto di dire, l'ordine del giorno non è inutile, perché le parole che le ha dette sono quelle che ho sentito al 1 marzo, bene, l'impegno importante è poi che ci siano le cifre stanziate con gli atti, per cui non solo io rivendico l'utilità del mio atto, perché fino a quando rimaniamo sugli impegni, a me piacere, come piace a voi, piacciono i fatti si vedono, i soldi ci sono, per cui rivendico la possibilità del, anche per queste cose si fanno nelle varie sedi di bilancio, quindi mi auguro che quando prima tutte le risorse necessarie sono state state transitori su un finale, poi per le altre cose ci aggiorneremo quando il professore la dottoressa Tagliani. No, io brevemente volevo ringraziare l'assessore per le rassicurazioni, soprattutto per aver ribadito quella che è la volontà dell'amministrazione che avevamo già comunque esternato nell'ambito di questa commissione. Noi andiamo nella stessa vostra direzione, noi vogliamo andare alla soluzione di questo problema. Ovviamente ci sono dei passaggi che non dipendono in questa fase dall'amministrazione, ma l'amministrazione è vigile, ma è vigile in modo attento, e anche con la disponibilità dell'assessore, ma anche di questa commissione, con le audizioni che abbiamo fatto, ribadiamo la disponibilità, stiamo monitorando questa situazione, ma in modo appunto attento e partecipe. Quindi eventualmente ci aggiorneremo come commissione, giusto Presidente? Il 22, andando avanti. Venerdì 22 alle ore 9, affronteremo di nuovo il problema proprio del bando, sarà fondamentale la presenza della dirigente. E su questo colgo l'opportunità per conto di quello che è rimasto. Colgo l'opportunità per evidenziare positivamente che l'amministrazione ha fatto una scelta di mettere risorse aggiuntive per questo tipo di bando, anche questo è un aspetto che colgo positivamente, e come maggioranza siamo contenti, ed è questa la direzione. Siamo perfettamente in linea, d'accordo e soddisfatti. Comunque l'attenzione appunto rimane alta e ci riaggiorniamo a breve, immagino. Sì, venerdì, come diceva il porto. Trattandosi di 22 aprile siamo anche alle porte di tutto il resto, quindi speriamo di poter portare fra le varie eventuali anche, diciamo, un passo in più in quella trattativa che si spera portiate avanti con Cirfu ed Elio. Una cosa velocissima volevo chiedere, come ne ha detto, no? Ci sono le responsabilità che sono delle aziende, quindi dobbiamo fare queste domande alle aziende. Sono d'accordo con lei in parte, perché è vero che determinate cose sono da chiedere alle aziende e la soluzione dobbiamo trovarci le aziende. Però noi, come organizzazioni sindacali, non possiamo fare altro che, oltre a chiedere alle aziende, chiediamo anche a colei che ha la committenza per responsabilità sociale, per richiamare l'attenzione e per... perché comunque è un po', come ha detto lei, un buon padre di famiglia. Quindi la parte è stata data dalle aziende e ovviamente per noi primo interlocutore all'azienda o le aziende o l'ABI, quando la soddisfazione non si raggiunge con il primo interlocutore, ovviamente andiamo a cercare il secondo. Certo. Però hanno detto non dovete parlare a noi facciamo le domande, sì. No,
Allora, la commissione, prego. Sono Sandro Giacomelli di Covas. Ah, scusa Sandro, forse avevi alzato la mano prima. Ma non no, salutavo di prima. Ah, perfetto. No, no. Sono state delle richieste in passato, ma non ci siamo visti per un po' di tempo. E se ci siamo visti, forse non c'ero. Comunque questo problema è stato messo da parte per il momento, ma io volevo risollevare praticamente la richiesta e naturalmente all'assessore Amunno. Se fosse il caso, secondo me sì, di ritirare fuori la questione di un tavolo tecnico sempre aperto per il nuovo anno, per non ricadere in situazioni che possono poi restare grossi problemi prima di tutto per le lavoratrici, per il ulteriore e per non ritornare una seconda volta, questo naturalmente sarebbe, non sarebbe il caso, io mi auguro di no, e per lettura per qualche ragione. Quindi un tavolo tecnico che ci tenga sempre colmati, che ci tenga sempre all'altezza della situazione e di conoscere come vanno le cose, io lo propongo se va bene per tutti. Riferiamo sempre alla dirigente, perché insomma bene che poi sì, queste sono domande che possiamo siccome io riprenderei questo punto proprio come uno dei primi punti il 22, così possiamo dare ampio risposta. Una domanda secca all'assessore: se è stato assegnato il bando della direzione? Ancora no, secondo l'otto non ancora. Prego Katia. Non ho capito. Sono ancora in... No. No, una cosa di natura organizzativa, non sarebbe possibile eventualmente spostarlo sul pomeriggio? No, perché purtroppo le commissioni sono ad orari, perché ogni